Nella puntata di oggi parleremo di cinema e voi sapete già che non sono una critica di cinema, ma una appassionata di cinema, quindi i film li guardo tanto. E mi sono andata a vedere un film veramente, veramente wow. Di che film si tratta? Si chiama Waiting in Beijing, una cosa del genere, aspettando a Pechino. È stato diretto da Alan Zhang, una cosa del genere, scusatemi tanto. Il paese di produzione è la Cina e la lingua originale di questo film è inglese e cinese. E quindi abbiamo avuto in questo film un doppiaggio di questo bellissimo film qui in Italia. Innanzitutto, di cosa parla questo film? Innanzitutto si parla di un ragazzo che comunque proviene da una, diciamo, città americana. Va a lavorare in Cina, ma il motivo per cui va a lavorare in Cina ve lo dico adesso. Se lui si innamora di una ragazza che purtroppo deve ritornare al suo paese perché non può più rimanere in America, quindi deve andare a ritornare nella sua propria patria. Fatto un patto, comunque un patto, dove si erano promessi di andare a Pechino. Cosa è successo? Durante poi il suo tram-tram, George, quindi ragazzo americano, va a lavorare a Pechino come barman. Quindi ricordate, ragazzo ricco va a lavorare al barman in Cina, in un locale comunque alla moda di Pechino. Cosa succede in questo locale? In questo locale succede una cosa, c'è una ragazza che non mi ricordo il nome, aspettate. Nadia, Judy, perché Nadia è la ragazza che cui George ha fatto questo patto di andare a Pechino. Judy si ubriaca in questo locale, quindi lui la va a chiamare a soccorrere, e perché visto lei è ubriaca, ha fatto cascare con questo bicchiere, questo vestito, questa diciamo, cliente molto ricca. E quindi George gli dà questi soldi, basta che non faccia scandalo nel locale. Cosa succede? Comunque George aiuta Judy, quindi Judy gli dice che proprio un po' gli dà questi soldi, e la cosa succede, gli dà questi soldi. Ma la cosa molto bellissima di questo film è che durante questo comunque tram-tram, Judy lavora, non voglio morire, casualmente nell'azienda di famiglia di George. Quindi lei non ha mai visto George, mai. Quindi lei lavora per questa azienda americana che sta in Pechino. Cosa succede? Lui gli racconta comunque, piano piano vi racconto un pochettino alcune cose, però vi consiglio di andare a vedere questo film e innamorarvi anche voi di questo film. George comunque gli racconta di questa ragazza che si chiama Nadia, cerca di mantenere in contatto con lei, ma purtroppo inizialmente riuscì a avere un contatto con Nadia telefonicamente, grazie a Judy che aveva un amico che si trovava in quel posto, quindi poteva aiutarla a ritrovare. Però purtroppo Judy morì e lui comunque non poté più raggiungere Nadia. Perché visto che George, grazie a Judy, non sa, cioè Judy non sapeva come dire a George che Nadia era morta, quindi fece questo tragitto per portarlo all'aeroporto, ma in realtà quel viaggio gli racconta comunque la verità che lei è morta, comunque non poteva più andare da lei. Questo film poi parla di un'amicizia comunque che con il tempo si è conquistata. Ma cosa succede? Mentre lui l'accompagna all'aeroporto per andare da Nadia, si sente male. E cosa succede? Che Judy si spaccia per la moglie di George. Ma cosa succede? Che lei paga comunque le cure mediche di George, anche se lei si deve vendere la macchina, comunque lei si muoveva molto con la macchina. Vende la macchina per curare George. Ma cosa succede? Entrano in campo i genitori, quindi quando i genitori scoprono che viene rintracciato il figlio, quindi scoprono anche Judy. Quindi
Quindi diciamo, il responsabile dell'azienda dove lavorava Judy la vede che stava lì e dice, comunque tu potevi dirci prima di questa situazione perché potevamo aiutarlo maggiormente prima di trovarsi in questo casinotto. E che è successo poi? Judy va via lasciando tutti con un punto in sospeso con una frase che lui disse che prima o poi l'avrebbe rincontrata, l'avrebbe andata a ritrovare. Però voglio chiedervi a voi, cosa pensate? Esiste veramente amicizia con una donna o no? Ma oltre a questo, voglio dire, la frase era la troverò, la troverò. Lo so, è un film molto drammatico, ma al tempo stesso romantico. L'ho voluto raccontare perché è un genere comunque molto bello e ho voluto condividerlo con voi. Forse ho un po' spoilerato un po' in alcune cose, se mi dispiace tantissimo, però andatevelo a vedere sotto nei commenti. Come avreste pensato voi che sarebbe finita la cosa tra Judy e George? Spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacione. Alla a. Todos.